negli episodi precedenti. Buongiorno. Respirare qua è veramente difficile. Allora, bellissimo. Buongiorno. Colazione prima di andare in palestra. Le mie pastiglie, acqua calda con il lime perché il limone non c'è e poi water lemon. Sto mangiando una quantità di anguria in questi giorni. Ultimo giorno qui. Sto andando ad allenarmi per la terza volta. Promessa mantenuta. L'ultima volta che mi sono allenata in vacanza è stato prima di fare gli italiani di Wushu Kung Fu. Il resto no, non mi sono mai allenata in vacanza. Tranne, in effetti stavo dicendo una bugia. In Francia dai miei nonni, sì, mi sono quasi sempre allenata. Sì, perché scendendo in macchina potevo portare gli attrezzi, quindi è vero. La palestra come al solito è vuota, mi sono l'unica ad allenarsi. Ok, metto le scarpe e andiamo. Oggi è l'ultima giornata, avrei voluto tanto passarla a riposarmi e invece temo che la passerò in camera a cercare di passare le cose perché ci sono i vlog dei primi giorni e alcuni reel che ho fatto i primi giorni. Vi ricordo che purtroppo ho una memoria limitatissima, non registro l'allenamento perché ho veramente poca memoria. A few moments later. Allora, allenamento finito. Ciao palestra, è stato un piacere. Grazie, mi sono andato molto bene. Tra l'altro è una bassa stagione, cioè la stagione di pioggia questa, ma non abbiamo beccato neanche un giorno di pioggia. Appena siamo arrivati, ha piovuto un pochino, orario tramonto. Poi basta, poi bellissimo tempo, abbiamo visto anche tre bei tramonti e buongiorno, bene, tutto bene, ciao, grazie, qui è fantastico, anche la gentilezza. Poi farò un video di pro e di contro, non so se lo farò qui o a casa. Allora, stiamo iniziando a scappare, c'è la telecamera sporca. Stavo iniziando a scattare gli ultimi contenuti e è arrivato un po' di tempo. Allora, vabbè, mezzogiorno e mezzo, quindi sono venuta a mangiare e oggi ho preso. Ah, il pesce purtroppo ce l'ho solo fritto oggi. Questa insalata di non so cosa, uova e olive. È la salsina con il pesce, mashed potatoes, non so come si chiama in italiano, e verdure bollite. Mashed potatoes, eh? Come si chiama? Mashed potato in italiano? Pure. Ok. Niente. Sono belli i capelli. Vado a mangiare. E speriamo di divertirmi. Devo fare gli ultimi contenuti e vorrei godermi l'ultimo pomeriggio al mare. No, ho appena finito di scattare. Sì, di scattare. Di registrare. 80.000 contenuti con la pioggia. Cioè, ma voi vi rendete conto che sono? Stati fortunati, non abbiamo beccato neanche un giorno di pioggia. Vedete, me la sono chiamata da sola. Oh. Niente. Abbiamo ancora due orette prima che scenda il sole. Cioè che arrivi qui. Sono stanca. Vado a fare i miei compagnetti. Comunque anche se piove fa calcio, se sembra uguale. Quello sì, però per fare i contenuti è una fatica. Comunque li vedrete su Instagram. Salutare questo posto fantastico. Ciao. È il paradiso. Anche col brutto tempo, cioè. Oh. Dovete venire in questo posto perché le Maldive in generale. È arrivata l'ora di farsi una bella maschera.
uscito il sole e sta arrivando il tramonto. Bellissimo. Colgo l'occasione per dirvi che ho finito di vedere The Cameron. Non c'entra nulla con il libro di Boccaccio. Qualche nome è uguale, la location è uguale, nel senso Firenze, Peste, 1350, ok. Ma la storia in sé non c'entra nulla. Però la cosa che volevo dirvi è che c'è una coppia che mi fa impazzire, che è Neife e... non mi ricordo più. State a controllare, Neifile e Panfilo. Hanno un rapporto che ho invidiato tantissimo, cioè lui è omosessuale. Perché io li invidio? Perché è completamente staccato dal sesso, perché secondo me la componente sessuale spesso rovina i rapporti, quantomeno io ho visto questa parte, diciamo, rovinare tanti rapporti. Ho sempre sognato di sposare il mio migliore amico. Se fosse stato gay sarebbe stato meglio, perché di conseguenza la parte sessuale sarebbe stata completamente staccata dal rapporto. Se guarderete mai questa serie vi renderete conto di quanto si amino, di quanto lui ami lei, di quanto lei ami lui. Sono connessi fino all'osso. E il sesso non c'entra nulla. È stupendo, è un wow. Comunque ora vado a farmi l'ultimo bagnetto e anche a godermi il tramonto. Tramonto in questo paradiso. Non so quando tornerò, non so quando potrò vedere di nuovo questi colori. Credo di aver visto i migliori tramonti della mia vita alle Maldive. Ultima cena qui. Lo so, ora mi riempirete tutti di insulti, ma come ultima cena ho deciso di mangiare la pasta. Amo alla follia questa postazione dove ti fanno la pasta live e decidi tu gli ingredienti. So, this one? Yes. With this one, I don't know what is it, but let's try it. Dopo solo tre richieste ha capito che sono italiana. Ok, niente, abbiamo deciso di fare solo pepe, sale, panna e cheese, thank you, parmesan cheese. E basta. And oil, thank you. Proviamo questa cream sauce pasta. Ah, il profumo non te lo so dire. Manca qualcosa. Non è mai malata, bene. Non avevo neanche minima idea di cosa sia sta roba, ma mi ispirava un sacco. Shifart qualcosa in thai, in beef, non ho capito. Ma non lo so, mi sembra tipo la carne trita col purè, ho detto proviamo. Un po' mi ispirava, da un po' di giorni che lo vedo. E ho fatto focaccina. Sto mangiando da una settimana. E ho scoperto oggi che il formaggio sopra è garlic cheese. E l'ho scoperto adesso perché non sa, cioè non puzza, non sa di garlic. E io però mi sa che non puzza solo di garlic. Pareva. Ma non so se non so se è così. Proviamolo. Ma devo far finta che è buono però. Sì. Sai dei bei morsi, goditelo. Domani mattina dobbiamo svegliarci presto. Sono un po' triste ma felice per la vacanza che abbiamo passato. Abbiamo passato qualche ora fuori nel patio a goderci l'ultima serata calda alle Maldive. Good night! Ah, siamo pronti a partire, a lasciare questo paradiso purtroppo. È stata forse la vacanza più bella della mia vita. È stato bellissimo.
di partire sono stati molto carini, ci hanno dato una sorta di colazione. Poi sulla barca magari guardo cos'è. E niente, spero vi siano piaciuti tutti i miei vlog. Farò un video conclusione con tutti i pro e contro a breve. E niente. Wow.